di mondiale. La decima incontro di campionato europeo dei tesinanti ha richiamato allo stadio di Bologna una folla immensa, calcolabile in circa 60.000 persone. Uno spettacolo formidabile che si era in precedenza verificato solo per il Messi Carnera Paolino. Il primo suono di gol sembra placare, come per incanto, la morbosa attesa del pubblico. I due atleti sono soli sul quadrato e si studiano cautamente appostando qualche manovra col sinistro. Il primo attacco è il destro, ma Calicchi è pronto nel replicare con due destre e non può poter intervenire a riparare i contendenti che si sono allacciati nello stesso corpo a corpo. Poi, all'improvviso, dopo una serie di quinte, scatta il destro di Calicchi che raggiunge la Laus al cuore. Il tedesco ha toccato terra per un secondo e non ha trovato di meglio che ritirarsi in clinch. È stato un attimo solo. La Laus sembra non risentire dell'infortunio, ma il particolare è importante, perché Calicchi si è liberato dell'emozione che lo attanagliava e ora sa che può battersi da pari a pari col campione europeo. Questi d'altro canto ha capito che l'incontro può essere pieno di incognite e perciò ha adotto una tattica più prudente di quella che probabilmente aveva concordato col suo manager. Tuttavia Heinz non desiste dall'attaccare, ma la caduta di Calicchi non è provocata da un suo colpo, bensì da una scivolata. Nessuna paura per i 60.000 spettatori che fanno un tifo d'inferno per il loro Beniamino. Alla vigilia del combattimento si sapeva che l'inesperienza del colosso di Dio di Kent potesse mettere l'allievo di Venturi in condizioni di inferiorità nei confronti del rivale. Ma lato pratico si può constatare che ciò non accade, anzi è Calicchi a far valere la sua splendente condizione fisica e ad imporre il proprio gioco al campione d'Europa. Soprattutto si mostra particolarmente efficace il massacrante lavoro al corpo che l'italiano attua con felice intuito e con notevole potenza. L'incontro assume una fisionomia ben delineata. Calicchi più veloce, più saltanzoso, più sicuro delle sue possibilità, non consente al tedesco di assumere l'iniziativa e lo tiene costantemente sotto l'incubo delle sue provenienze massate. Neuhaus, la cui struttura fisica è ben diversa da quella scultorea dell'italiano, si difende bene da pugile di classe internazionale qual è, però ad ogni ripresa che passa il suo trono si fa sempre più vacillante. La bolla non si stanca di incoraggiare l'Emiliano, ormai ha capito che il grande sogno di questo sta per realizzarsi e lo incita a voce spiegata nella speranza che possa concludere il combattimento con un KO clamoroso. Neuhaus però è un atleta che si può battere, ma che non si può umiliare se non si è campioni di classe eccelsa. E Calicchi, pur meravigliando i tecnici per la sua formidabile prova, non può ancora essere giudicato un autentico fuoriclasse. Riuscirà a giungere al successo, ma non potrà annientare l'avversario, sempre temibile per le sue improvvise reazioni. Si arriva così alla conclusione della vincente combattimento. Al gong dell'ultima ripresa, Calicchi si getta nella lotta con rinnovata energia, facendo sfoggio di una freschezza invidiabile. Assale il rivale con decisione, lo stringe alle corde, lo colpisce inesorabilmente al viso e al corpo, forse questa davvero la soluzione di forza. Neuhaus si difende estremamente, replica ancora con autorità, tenta l'ultima disperata carta per salvare il suo titolo. Ma contro lo slancio di Calicchi non c'è nulla da fare, l'italiano è più forte. Continuerebbe per altre 15 riprese per dimostrare che è veramente il miglior peso massimo del continente. L'ultimo sonoro rimbombo del gong è coperto dall'urlo flagoroso della folla che anticipa il verdetto dell'arbitro e Sparraghera. Calicchi è il nuovo campione europeo dei pesi massimi. L'Italia ha 21 anni che fa vittoria. Oggi il nostro giudicato è avviato alla posizione di preminenza di un testo. Palla e Carnera hanno trovato in Calicchi il più degno continuatore delle loro luci di imprese.